Giovedì 2 agosto 2018 ricorre il 38esimo anniversario della strage della stazione di Bologna. Abbiamo seguito il corteo da Piazza Maggiore a Piazzale delle Medaglie d'Oro, dove si sono svolte le principali attività di commemorazione. Il ricordo di quanto accaduto e la continua ricerca della verità sono responsabilità che vanno tramandate ai giovani. Per questo motivo abbiamo voluto raccontarvi questa mattinata. Oggi praticamente si è trasformata nella giornata per tutte le stragi e questo è importante perché qui tra i parenti delle vittime non c'è solo Bologna ma ci sono tutti i familiari delle vittime e questo è fondamentale direi perché con la storia di Bologna si ricordano anche le altre stragi, gli altri avvenimenti tragici che sono successi nel nostro paese. E questa attività che noi facciamo anche nelle scuole eccetera serve proprio per fare dei passi avanti alla coscienza collettiva. Noi tutti gli anni abbiamo la possibilità di incontrare molti giovani che vengono qui al un incontro presso la stazione dove c'è il Cippo ma dove è scoppiata la bomba. E poi abbiamo persone storiche, degli storici, che approfondiscono il tema di che cosa è successo, cos'erano quegli anni. Già il potersi immettere senza la tecnologia di oggi nel 1980 è un problemino non piccolo, tanto per intenderci. Cioè succede una strage come quella dell'80, tutti immaginano immediatamente fotografie, telefonino, cose del genere. Allora non c'erano telefonini, c'erano solo i telefoni fissi, perciò con tutto quello che poteva per la comunicazione poteva comportare. E il discorso è la memoria, cercare modo di, con i testimoni, io stesso vado nelle scuole, eccetera, a parlare di questo e fare anche in modo che i giovani si esprimano. Voi cioè siete tecnologicamente eccezionali, mentre noi siamo degli analfabeti o quasi per quello che riguarda tutte le tecnologie moderne, eccetera. E queste tecnologie possono essere sfruttate per fare veramente delle cose nuove. Ecco, credo che il cercare di documentarsi, di affrontare questi temi, di capire cos'è successo, è un fatto importante e credo che ci siano anche tutti, come dire, le fonti per fare in modo che i giovani possano informarsi in maniera dettagliata, non solo sui social, ma anche proprio con le persone fisiche. E questo noi lo facciamo costantemente. L'anno scorso c'è stato il cantiere 2 agosto. Il cantiere 2 agosto è stato un grande cantiere di memoria. Allora, io lo so, ma penso che molti ragazzi, ho visto molti giovani che ascoltavano, che sentivano, anche questi sono momenti di memoria che possono aiutare a far partecipare a questo e da lì arrivare a degli approfondimenti che possono essere utili non solo per capire il passato ma proprio per il futuro. L'elemento più significativo che ha infatti convinto la Procura Generale ad avvocare a sé il fascicolo sui mandanti e da continuare le indagini riguarda alcuni conti correnti, fra questi l'ormai famigerato conto corrente segreto legato a Licio Gelli e a Umberto Ortolani, emerso anni fa e mai approfondito a dovere, che evidenziava movimenti per ben 14 milioni di dollari a destinatari e con nomi coperti da pseudonimi. Su uno specchietto riassuntivo trovato addosso a Gelli alcuni pagamenti erano stati annotati sotto la voce Conto Bologna. Follow the money, diceva Giovanni Falcone, segui i soldi. La lezione del grande magistrato antimafia potrebbe portare a far luce su un segreto che dura da 38 anni, e cioè su chi siano i mandanti dei terroristi condannati in via definitiva per la strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 80. Ciò va fatto per restituire al nostro presente e al nostro futuro una democrazia finalmente pulita, trasparente e giusta. Solo con questo approccio alla realtà possiamo essere cittadini consapevoli. Solo così possiamo dirci di avere un paese democratico. Questo è ciò che vogliamo. In questi 38 anni con il vostro comportamento, cari familiari, avete dimostrato tenacia nel continuare a ricercare la verità e la giustizia.
e lo avete fatto senza paura, con il coraggio di denunciare e chiedere risposte, senza tacere, senza fermarvi di fronte agli ostacoli. Grazie. Il nostro comune, che ha nel suo stemma una sola parola, libertà, è al vostro fianco, come sempre, assieme a tutte le cittadine e a tutti i cittadini. Ogni anno il vostro coraggio ci restituisce la dignità più alta dell'essere cittadini bolognesi, essere liberi, forti e responsabili. Abbiamo pensato che, oltre alla manifestazione, che è fondamentale, quella del 2 agosto, mancava una parte più, forse, emozionante. Si parlava sempre della strage, in modo un po' indefinito, ma la strage ha voluto dire 85 persone che alle 10.25 e nei minuti e nei giorni dopo hanno perso la vita. Cioè, si è interrotta per loro la vita e quindi i desideri, le prospettive future. E allora perché non ricostruire la storia delle 85 vittime? E quindi ci siamo appellati ai cittadini e i cittadini hanno risposto. Persone che non avevano mai recitato si sono messe lì e hanno ricostruito le vite di ciascuna vittima. E l'anno scorso in 85 luoghi della città, per 12 ore consecutive, hanno ripetuto la narrazione di ogni vita. Si è suscitato un interesse anche nei ragazzi, che non c'erano, non esistevano nel 1980, la curiosità di capire le ragioni, e si è rafforzata la volontà e la voglia di conoscere la verità fino in fondo. C'è una spinta verso le istituzioni perché ci si arrivi a questa verità, capire i mandanti. 2 agosto 1980 avevo 24 anni e ero in macchina che stavo andando ad Otranto per prendere il traghetto per andare in Grecia. Tutti devono sapere che devono conoscere. E mi misi a piangere a dirotto. Ancora non avevo capito. Su quello che noi sappiamo, sì, è stata una vacanza perché sono partita. Nella nostra storia. Ma è stato un continuo tenersi in contatto con Bologna. Un paese, sono tornata anche prima. Un'Italia forte è uno Stato finalmente e, democratico. Questo dolore infinito che non è mai passato. Fino ad allora. Il 2 agosto avevo 13 o 14 anni e mi trovavo dall'altra parte della stazione con una mia amica. Era la prima volta che dovevamo praticamente andare al mare a Rimini. Ed eravamo da sole, eravamo felici di fare questo viaggio da sole. Improvvisamente non abbiamo capito niente, abbiamo sentito questo boato e non abbiamo visto niente, abbiamo cominciato a correre verso Via Indipendenza. Abbiamo visto della gente che urlava e noi da ragazzine non ci siamo resi conto di nulla. Abbiamo seguito tutta la gente che correva e improvvisamente poi mi ricordo c'è stato un silenzio e qualche ragazzo dietro di me ha detto deve essere scoppiata una caldaia, ci sono un sacco di corpi, ci sono feriti dappertutto. Io so solo che avevo paura e a un certo punto sono rimasta pietrificata in via Marconi. L'unico ricordo che ho, che mi emoziona ancora, è l'autobus 37 con praticamente le portiere aperte, queste lenzuola appese alle pareti dell'autobus che in maniera concitata cercava di contenere le vittime. Poi ho visto un medico, io mi ricordo le mani appoggiate a questo autobus che oggi dopo 40 anni ho visto, per cui sono emozionatissima. Dopodiché ho visto solo autobus passare e gente che urlava. Da allora io l'unica cosa che porto come eredità è la paura
di entrare e di rimanere nell'atrio di una stazione. Guardo sempre, scruto le facce, i volti di chi è all'interno della stazione. Faccio molta fatica anche a salire sui treni e mi è rimasta questa fobia da allora. È un momento molto particolare per me perché io rappresento Angela Marino, che è morta con 3 fratelli. Un ricordo, io ero in viaggio per raggiungere la mia famiglia e solo quando sono arrivata alla fine del viaggio ho capito che era successo qualcosa di molto molto brutto a Bologna. Allora si diceva che era una caldaia che era scoppiata. E poi invece nei giorni successivi, insomma, abbiamo capito che la questione non era proprio così. Noi siamo qua come gruppo per testimoniare ancora la vita di chi è morto allora, di chi è stato ucciso allora in questa cosa bruttissima.